Un saluto a tutti gli amici di Gamescore.it, qui è sempre Nico che vi parla e oggi, come potete vedere, giochiamo a Goblin's World. Questo qui è un giochetto che mi ha subito incuriosito nel momento in cui l'ho visto sulla shop di Nintendo Switch e ho voluto provare. Tra l'altro è realizzato da un team di sviluppo che si chiama Gelato Games e quindi ho detto, questo gioco sarà sicuramente buono. Allora, a parte le fesserie, vediamo che non c'è la lingua italiana. Poi statistiche, crediti, controlli, modifica a musiche. Ah, è il volume semplicemente. Ok, lo lasciamo com'era, su tre lineette. E andiamo. Il gioco a grandi linee mi ha ricordato Monster Boy. In realtà questo è meno ambizioso di Monster Boy, è veramente un giochino semplicissimo. Io direi di skippare tutti questi testi e di avviare subito la nostra avventura. Benvenuto, bla bla bla. Ok, allora abbiamo una spada e questi sono i nemici. Allora, premi due volte B per saltare più in alto. Ok. Eccolo, ci sono parti nascoste. Allora, io direi di andare a recuperare la gemma. Sì, ci siamo sentiti già prima. No, devo raccogliere tutto. E infatti è servito raccogliere tutto. Sicuro che non ci siano parti nascoste qui? No. Allora, è finito il nostro primo livello. E abbiamo anche raccolto tutto. Ecco il nostro secondo livello di gioco. Anche qui rompiamo i vasi come Zelda. Per ben due volte. Molte parti nascoste in questo gioco. Di sicuro chi ama i collezionabili avrà pane per i suoi denti. Oh, un cannone! Noi lo possiamo usare? Serve con la barra? Ah, praticamente abbiamo la possibilità. Ok, abbiamo scoperto che serve la barra d'energia.
non ci ha dato la corona, quindi qualcosa non abbiamo preso. Sicuramente qualche parte segreta che non ho visto. Qui secondo me c'è qualche parte segreta. Eccola! Vabbè, qui da dove siamo venuti. Possiamo proseguire. Oh, moneta. Un'altra parte segreta. Wow. Ah, per questa cosa merita come gioco, dai. Per il resto, non so. Fatemelo sapere voi nei commenti, ragazzi. Allora, il gioco è veramente un giochino, aia. Però devo dire che è sfizioso, dai. Questa cosa di andare a trovare le zone nascoste. Questa volta abbiamo scoperto tutto. No! La fisica di quel mollone no, non è delle migliori. E sicuramente c'era anche una parte nascosta da raggiungere. E adesso non ci arrivo più. No. Niente, ragazzi. Lì ci siamo fatti scappare l'opportunità di completare al 100% questo livello. Ok, queste non si rompono. Parti segrete. Però mi sta venendo un dubbio, no? Non è che ce ne sia un'altra? E salta per bene. No. Ok. Se finiva sopra quegli spuntoni lì, dubito che l'avrei potuta prendere. Infatti. Questo non l'abbiamo completato tutto. Ho appena scoperto che il nostro personaggio non si abbassa. Aia. Ho fatto malissimo. Parte segreta. Bisogna controllare tutte le pareti. Thank you.
Andiamo su giù. Allora, sembra che da su si prosegue, molto probabilmente laggiù no. La parte segreta. E vediamo qui. No, qui no. Aia, questo è bello grosso. Mi sono fatto colpire. Come ci vado? Qui rischio di farmi male. Mi serve assolutamente un cuore. Vediamo se sulla sinistra c'è qualche parte, qualche muro invisibile, no? Ecco il nostro cuore. Ah, ma è finito il livello, quindi. Però abbiamo scoperto tutto. Ragazzi, io direi di terminare qui questo video gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo giochino e alla prossima. Ciao a tutti!